Buongiorno a tutti, una breve presentazione di questo corso Essential che fa parte del pacchetto Fare didattica nel Web 2.0. L'idea di quello che inizialmente era un unico corso, Fare didattica nel Web 2.0, viene pensando che il web rende disponibile tutta una serie di strumenti, di ambienti che possono essere utilizzati nella didattica, grazie alla presenza nelle classi, nelle LIM e nelle cartelle degli studenti di tablet, netbook e altri strumenti mobili, che può essere, dicevo, usato nella didattica per migliorare l'attrattività dell'insegnamento apprendimento e per migliorarne l'efficacia. Di strumenti e di ambienti disponibili ce ne sono tantissimi. Il rischio era che il corso man mano si espandesse per tenere presenti altri strumenti. Abbiamo deciso di farne una versione, appunto, Essentials, in cui diamo le linee generali e presentiamo alcuni possibili strumenti per rendere possibile agli insegnanti usare questa didattica nella tecnologia. Didattica nella tecnologia è appunto il titolo del primo modulo, potremmo dire didattica delle competenze nella tecnologia. Facciamo un discorso generale e presentiamo due modelli, quello degli EAS, episodi di apprendimento situato, e quello delle Flipped Classroom, due modelli che non sono necessariamente alternativi, ma possono essere combinati sinergicamente insieme. Situati nel senso che si propone agli studenti, ai partecipanti, una serie di attività in un contesto ben definito per fare produrre qualcosa, che è esattamente quello che proponiamo in questo corso a voi: cominciare a produrre una serie di percorsi e risorse didattiche da utilizzare con i vostri studenti. Il secondo e il terzo modulo riguardano rispettivamente degli strumenti da utilizzare, le LIM attaccate al muro della classe, invece i tablet nelle mani degli studenti e degli insegnanti. E dopo questo invece quattro moduli in cui affrontiamo i seguenti temi. 1. Le risorse per la LIM, per i tablet, per proporre agli studenti delle lezioni, degli elementi di studio, dei video tutorial e così via, bisogna avere delle risorse a disposizione. La prima cosa che vogliamo sostenere è che di risorse ne esistono all'interno del web tantissime, la rete ne è piena, si tratta di riutilizzare, riciclare quello che esiste già. E quello, fra l'altro, che come vedrete abbiamo fatto in questo corso, in cui vi proponiamo alcune risorse specificamente prodotte da noi per il corso, alcune risorse prodotte da noi per corsi precedenti, ma anche tantissime risorse che sono prodotte da altri liberamente accessibili nel web. Allora, il problema è come andare a reperire, dove andare a cercare una serie di risorse utili da poter proporre agli studenti. Il secondo aspetto è che serve un ambiente in cui porre queste risorse, in cui proporre agli studenti un percorso didattico. Ovviamente gli studenti li incontriamo ogni giorno in classe, ma serve un ambiente in rete in cui proporgli il lavoro da fare nella classe rovesciata o comunque il lavoro di studio loro. E quindi questo secondo punto, come e dove cercare risorse, è collegato a questo, le problematiche della libertà d'uso di materiali didattici. La questione del copyright, di licenze quali le Creative Commons. Il terzo aspetto è che, al di là delle risorse che si possono trovare in rete, possono servire delle ulteriori
ulteriori risorse prodotte ad hoc perché non si trova qualcosa che serva per la specifica funzione, per la specifica spiegazione che si vuole fornire agli studenti. Allora, come produrre risorse? Questo è il terzo elemento che affrontiamo nel corso. Non ho detto che per quanto riguarda l'ambiente, in questo modulo Essential proponiamo l'ambiente Edmodo perché è un ambiente che è direttamente e liberamente a disposizione di altri insegnanti, mentre un ambiente come quello Moodle in cui noi sviluppiamo questo corso richiede comunque che la scuola abbia un server su cui gira una piattaforma Moodle, Edmodo invece è liberamente accessibile al singolo insegnante. Per quanto riguarda invece l'aspetto che vi stavo dicendo di produzione delle risorse, vi proponiamo due strumenti che sono Jing e Blend Space. Poi in altri corsi del pacchetto Fare didattica nel web 2.0, per quanto riguarda gli ambienti didattici, c'è un corso specifico sull'uso di Moodle. Per quanto riguarda la produzione di risorse, c'è un corso specifico su tutta una variegata serie di strumenti utilizzabili. E quarto, nella didattica in rete serve sicuramente far lavorare gli studenti in ambienti collaborativi in cui possano nel cloud fare, produrre e fare a più mani delle attività della produzione di materiali, e in questo senso vi proponiamo, in questo caso Drive, in altri corsi Moodle vi proporremo, in altri corsi Fare didattica nel web 2.0 vi proporremo l'uso di altri strumenti. Ho fondamentalmente finito la presentazione. Vorrei accentuare due aspetti. Il primo, il corso è centrato in una logica di didattica delle competenze sul fare, cioè sul chiedervi di produrre percorsi didattici e risorse didattiche per i vostri strumenti, per i vostri studenti. Vi sono suggeriti alcuni strumenti con cui farlo, acquisirete le abilità di usare questi strumenti, ma il tutto è finalizzato a questo tipo di produzione. L'altra questione è che, come dicevo, c'è un'idea chiave che è quella di usare, riusare, riciclare risorse già esistenti. Un'altra idea chiave è quella che si possono fare dei prodotti, diciamo così, artigianali. Questo video non è sicuramente un video professionale. Vuole proprio trasmettere quest'idea che produrre risorse per gli studenti o proporre agli studenti stessi un fare di produzione di materiali didattici con i dispositivi che abbiamo tutti a disposizione nelle nostre case, nelle nostre aule, qualche volta sì, qualche volta non nelle aule, ma sicuramente nelle case, sicuramente nelle tasche come per gli smartphone. Con questi strumenti a disposizione è possibile fare una serie di risorse e fare una serie di attività che possono migliorare appunto l'attrattività e l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Un'ultima cosa. Il corso è proposto in due diversi modelli, quello dell'autoapprendimento, in cui, allora, se vi siete iscritti a quello, ciascuno di voi è libero di seguire con i tempi che vuole le attività, può chiedere gli aiuti al tutor, ma fondamentalmente lavora per conto suo. Nel modello invece classe virtuale siamo un gruppo di persone, tutor e corsisti, che partono nello stesso momento con il corso. Le varie fasi del corso vengono aperte progressivamente proprio per andare avanti insieme. L'elemento della
discussione con i tutor, ma all'insieme dell'area dei corsisti, di confronto delle esperienze didattiche ricche che ognuno di voi ha, è proprio un elemento, un valore aggiunto che soltanto voi potete portare all'interno del corso. Buon lavoro e grazie.